Ragazzi, sono un po' preoccupato, devo dirvi la verità, dopo il Victini Box che abbiamo aperto l'altra volta e che trovate qui linkato sul video e anche in descrizione, stavolta ci tocca che il Deo e diciamo che ha ottime opportunità di battere l'apertura di Drop it. Cominciamo questo unboxing. E intanto vediamoci la nostra promo togliendo il codice. Keldeo è un Pokémon con 90 punti vita, ha un'abilità. Strano per queste promo full art di Pokémon misteriosi, è forse il primo che ha un'abilità, o il secondo. Gli attacchi di questo Pokémon infliggono 50 danni in più ai Pokémon di tipo buio del tuo avversario prima di aver applicato debolezza e resistenza. La tua energia acqua spada solenne infligge ben 100 danni e durante il prossimo turno questo Pokémon non può usare questo attacco. Via. L'altra volta avevamo i pacchetti di Pikachu e Blastoise nella Victini Box, stavolta abbiamo Venusaur e Charizard, neanche a farla apposta, complementari. E neanche stavolta si aprono bene, vabbè, noi li squartiamo senza pietà. E pazienza. 1, 2, 3, via di trick. 3, 3. Energia, fuoco. Tangela. Zubat. Geodude. Fletchling. Radiant. Mr. Mime. Graveler, Clefable Reverse, non comune. Oh, finalmente abbiamo una ex, però una ex Radiant, è di tipo folletto, non può essere che Sylveon, e infatti è un Sylveon ex, e la rara è di tipo erba, ed è un Pinsir, penoso. Bla. Potevamo andare meglio, però non ci lamentiamo, sicuramente abbiamo visto che ha già stravinto alla grande contro il box di Vittini. Trick. L'abitudine è che la carta in fondo è una X, è un codice, stavo per levarla direttamente. Stavolta iniziamo da Magmar, che non si vedeva da un po'. Paras, anche questo. Caterpie. Clefairy. Charmander Radiant, scambio di energia e poi abbiamo un'energia incolore doppia. La reverse è una rara di tipo incolore, sicuramente o è un Tauros o qualcosa del genere, un Dodru, è un Tauros. E la Radiant è un trainer reverse ed è un Lino, anzi no, non è reverse ma è proprio olografico. E finalmente troviamo una carta X. Ragazzi, ho paura a ammetterlo, ma credo di aver fatto il botto stavolta. È la numero 12 di 83 ed è Mega Charizard X. Sì! Grande. Così lo volevo. Grande. Contentissimo di questo Keldeo, finalmente ha svoltato la nostra situazione da Victini Box che ci ha risollevato alla grande. Ed è una confezione da incorniciare per quanto mi riguarda. Ovviamente c'erano combinazioni migliori per trovare due ex, ma non posso lamentarmi perché Mega Charizard era una delle due ex, anzi forse adesso è l'unica delle ex che cercavo di questa serie. E quindi non posso che ritenermi contento. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!